Adesso è un altro webmaster che viene qui sul palco, e però vieni avanti Roy, perché vi voglio presentarvi Roy Virgilio, che siamo legati, applauditelo perché siamo legati da un'amicizia secolare, ed è colui che ha creato delle unioni tremende. Infatti il mondo della comunicazione poi alla fine è questo. Però chiedo permesso a Tom di questo breve intervallo. A me Roy mi ricorda un'altra grande persona. Grazie Tom. Roy mi ricorda un'altra grande persona, perché io quando ho conosciuto lui ho conosciuto Claudio Ciavaroli. Claudio Ciavaroli è scomparso diversi anni fa ed è stato un altro grande promotore, un divulgatore, un appassionato. È stato un grande promotore come lui per metterci una certa attenzione su queste discipline. Quindi lui, come Roy, come Claudio, viaggiavano mezza Italia per cercare i ricercatori da tutte le parti del mondo, quindi sono venuti anche da noi a vedere tutto quello che facevamo. Io ho il piacere di presentarvi Roy. Roy ha un sito, è partito con un sito, Progetto Meg, che forse tutti hanno conosciuto, dove abbiamo combattuto. Qui ci sono anche degli amici che, all'interno dei quali abbiamo scambiato numerose chiacchiere, numerosi dialoghi su questo forum. Poi il forum è verso in energetica ambiente, ma lui ovviamente ci racconterà qualcosa di meglio, ma soprattutto ci parlerà di altre cose che io so che sono estremamente interessanti. Tranquillo Roy, hai la nostra grande energia, vai. Grazie a tutti di essere presenti, ringrazio io invece Tom Bosco, Nexus e Andrea Rampado, che mi hanno permesso ancora una volta di portarmi davanti a un pubblico attento e interessato. Oggi appunto parlerò del forum, ma non in maniera tecnica, più che altro voglio passare a quelli che sono i sentimenti, la storia, perché adesso avete sentito appunto Daniele Passerini con 22 passi, che è un sito abbastanza, tra virgolette, recente per l'attenzione che ha portato alle nuove energie. Mentre appunto come invece, questo qui, ok. Invece io, appunto anche grazie a Claudio, iniziamo questa storia dal lontano 2001-2002, per cui ormai sono 11-12 anni che seguiamo questi argomenti. E tutto nasce proprio appunto circa nel 2002, a seguito di un brevetto che è stato registrato negli Stati Uniti, di un sistema che dichiarava di riuscire a estrarre l'energia di punto zero e renderla fruibile per creare energia elettrica, quindi un'energia diffusa ovunque. L'energia di punto zero, in due parole, è l'energia base dell'universo, e quindi allo stato anche dello zero assoluto è presente una fluttuazione quantistica che è data dal principio di indeterminazione di Heisenberg. Se si riuscisse in qualche modo a estrarre questa energia ha una densità altissima, quindi vuol dire che per unità di spazio abbiamo una quantità di energia molto elevata, riuscire a estrarre in qualche modo, come si fa con l'energia del vento, con le pale eoliche, prendere un'energia caotica, confluirla in un unico asse e sfruttarla ai nostri fini, quindi per creare un'energia sfruttabile, per fargli fare un lavoro. Se si riuscisse a fare questa cosa, oltre che col vento, anche con l'energia di punto zero, i problemi energetici dell'umanità sarebbero risolti domani. E questo brevetto a me e ad altre due o tre persone ci incuriosisce parecchio, e abbiamo detto: cavolo, possibile che davvero siamo arrivati a un'epoca in cui possiamo fare questo? Sarebbe una rivoluzione incredibile. E allora, come diceva prima Vincenzo, bisogna unirsi. Siamo riusciti a unire 3-4 menti, un po' di soldi, e studiando il brevetto di Berden abbiamo iniziato a replicare il sistema, ed è nato così proprio nel 2002 il sito Progetto Meg, che serviva proprio per presentare e far presente, diciamo, il nostro lavoro, quello che era la nostra evoluzione. Quindi appunto, come ho detto, compriamo questi componenti, iniziamo a lavorare, però eravamo veramente 3-4, una sola persona che fisicamente costruiva il brevetto, e però ci accorgiamo veramente nel giro di un mese che nonostante eravamo 4, da soli non si andava molto lontano. E così, per riuscire a raggiungere un pubblico più vasto, vi ricordo, siamo nel 2002, che internet praticamente in Italia stava iniziando ad essere conosciuto dalla massa, ma ancora non aveva sicuramente quello che è la conoscenza di oggi. Apriamo un forum su un servizio gratuito. Il forum è una piazza virtuale dove tutti possono entrare, non c'è un capo, è un punto di discussione, di incontro. E
praticamente noi in questo modo riusciamo a moltiplicare, a decuplicare i contatti e le conoscenze. Quindi cosa succede? Questo forum, queste informazioni che vengono passate in maniera diretta, semplice, vogliamo anche dire proprio semplice, non siamo un'università, non avevamo una struttura dietro, quindi semplicemente noi ci poniamo così come eravamo, aperti al pubblico ludibrio. E miracolo, facciamo una colletta fondi per cercare appunto di comprare dei componenti che per seguire fedelmente il brevetto erano componenti anche di un certo costo e che vendevano tra l'altro solo in America, ad esempio il nucleo microcristallino. Insomma, riusciamo all'epoca a raccogliere circa 1000 euro in un paio di mesi. Per noi è stato veramente una cosa, un miracolo perché abbiamo ricevuto soldi da gente che non conoscevamo, con cui avevamo solo un contatto virtuale, e i soldi erano concreti. Per noi è stato veramente un miracolo, è stato troppo bello. E noi dal nostro canto abbiamo dato la totale trasparenza, proprio scannerizzavamo gli scontrini, li mettevamo online, davamo veramente un feedback di quello che si comprava e davamo il feedback completo di quello che facevamo. Quindi lo sviluppo del prototipo era fatto in accordo sul forum, tutte le menti si univano e, come ben sappiamo, se io do una mela a te e tu dai una mela a me, abbiamo lo stesso una mela a testa; se tu dai un'idea a me e tu un'idea a me, abbiamo tutte e due idee. Quindi in questo modo abbiamo veramente moltiplicato la conoscenza. E così quello che accade è davvero che questo forum, questo nuovo tipo di ricerca, perché noi facevamo ricerca senza essere nessuno, non eravamo un'università, eravamo dei tecnici, delle persone competenti ognuna in qualche cosa, chi appunto nella divulgazione, chi nella costruzione elettronica, chi in questo, chi in quello, e riusciamo ad avere una certa autorevolezza, la gente ci contatta per chiedere informazioni, per collaborare, e così veramente riusciamo a crescere. E quindi, oltre il MEG, che ve la faccio breve, alla fine non siamo riusciti ad ottenere l'over unity, ovvero ottenere più energia in uscita di quella che si mette in ingresso, quindi non siamo riusciti a replicare con successo questo brevetto, ma non si sa effettivamente se funziona, anche se abbiamo ottenuto comunque dei risultati molto interessanti, nel senso che ci sono state delle anomalie in uscita anomale, non facilmente spiegabili. Poi purtroppo la persona che costruiva il MEG, per diversi problemi familiari eccetera, non è riuscito a portare avanti la cosa, per cui in questo momento siamo in stand by, però il progetto è sempre lì, il MEG esiste fisicamente, per cui se ci sarà una mano anche magari da parte di altri eccetera, questo progetto potrà comunque continuare. E quindi iniziamo comunque ad aprire il nostro ventaglio di conoscenze, anche perché la gente dice: ma su questo cosa ne pensate, eccetera eccetera. Iniziamo a trattare tanti argomenti di confine sulle nuove energie principalmente. E quindi questo successo poi sul web si tramuta anche in una operazione fisica, nel senso che andiamo proprio la curiosità di noi e di altri, iniziano sia a chiamarci in alcuni laboratori: guarda, io faccio questa cosa qui, vieni a vedere, vieni a verificare. E quindi iniziamo a lavorare sul territorio, facciamo giri in laboratori, in visite, e fra i primi laboratori che ho avuto la fortuna di visitare e di vedere con i miei occhi, c'è uno di fusione fredda. E io mi avvicinai alla fusione fredda grazie a Roberto Germano, e lo vidi prima in una conferenza e poi lessi il suo libro Fusione fredda, moderna storia di inquisizione ed alchimia, che per chi non l'avesse letto lo consiglio e lo riconsiglio, anche se ormai è datato 10 anni fa, ma è sempre attualissimo. E rimasi veramente a bocca aperta, una tecnologia che sembra abbastanza relativamente semplice da realizzare e con una potenzialità energetica di sviluppo che potrebbe davvero cambiare il nostro mondo. E così tra i primi appunto laboratori vado a trovare Vincenzo Iori e Domenico Cirillo che nel loro laboratorio di Caserta stavano sviluppando questa cella elettrolitica poi diventata famosa, dove ottenevano anche lì trasmutazioni nucleari ed eccessi energetici. Diciamo che quello che sembrava è che comunque avveniva anche realmente un'emissione neutronica, un po' di eccessi energetici, e soprattutto si trovavano elementi che prima non c'erano. E questa cosa qui, utilizzando pochissima corrente elettrica, con dei catodi in un sistema liquido, diciamo. E portare sul forum le foto, adesso faccio vedere magari qualcosa, questo era il primo laboratorio, parliamo
del 2003. 2003. E quindi anche se era un laboratorio, tra virgolette, casereccio, erano veramente molto attrezzati, sono stati sempre molto professionali, sempre molto attenti. Lui strapignolo e strapreciso, soprattutto anche in tutta quella che era la sicurezza del sistema, quindi cappe aspiranti, perché comunque ci sono emissioni di vapori tossici, eccetera. E plexiglass contro eventuali emissioni neutroniche. E questa è la cella accesa in funzione che era stata appunto anche presentata a Nexus. Ed è veramente emozionante vederla viva. Dà veramente un'emozione che non è purtroppo comunicabile a parole. E quindi questo riscontro diretto, questo andare nei laboratori, verificare, portare queste informazioni, che vi ricordo siamo 2003-2004, quando ancora queste cose su internet si faceva molta fatica a girare. Noi siamo stati veramente i primi a divulgare queste notizie in maniera scientifica e senza pregiudizi, perché il nostro era comunque un approccio, è sempre stato un approccio scientifico, quindi di verifica, non da boccalone che va lì, ah bello, bello, no, comunque c'è un aspetto scientifico di verifica, però aperti alla novità, senza precludere niente. E questo approccio secondo me è fondamentale per scoprire qualcosa di nuovo, se si vuole andare avanti. E così, insomma, appassionato di fusione fredda negli anni, nel 2010 stavo preparando un libro che poi ho scritto appunto sulla fusione fredda, tra l'altro se poi vi interesserà lo trovate anche in vendita qui, è un libricino molto piccolo e divulgativo, e faccio un'altra scoperta emozionante, incredibile. Io abito in Toscana vicino Pisa e tramite appunto altri amici vengo a scoprire che proprio vicino Siena c'è un laboratorio di fusione fredda, tra l'altro tenuto appunto dal professor Francesco Piantelli, che è un professore dell'Università di Siena. E sono andato a verificare di persona, a visitare di persona questo laboratorio. E ho avuto la fortuna, e devo dire grande fortuna, di conoscere una persona splendida e secondo me personalmente un genio, questo professor Piantelli, e non solo sotto l'aspetto fusione fredda, perché insomma, a parte un curriculum di tutto rispetto, ha due scoperte che possono cambiare il mondo, di cui una è la fusione fredda, vabbè, è veramente una persona veramente geniale. E ho avuto la fortuna, dicevo, di vedere in funzione una cella, adesso non era più elettrolitica, ma appunto a base di nickel e idrogeno, quindi una cella chiusa senza liquidi, una cella attiva e il suo confronto bianco. Quindi praticamente la base era un riscaldatore che portava in temperatura la cella, quindi due celle gemelle, stessa alimentazione elettrica, stesse resistenze all'interno, una alimentata con una polvere di nickel, l'altra no. E, guarda caso, questa alimentata con la polvere di nickel emetteva, aveva lì proprio i display con le temperature in funzione, in presa diretta, una aveva una ventina, 20-30 gradi in più di quell'altra bianca, avendo la stessa alimentazione, stesso filo di alimentazione, quindi stessa energia in ingresso, in uscita, una aveva più calore dell'altra. E questa non l'aveva accesa ieri, aveva in funzione da quasi 8 mesi, in continuo funzionamento. E io rimasi veramente allibito, perché guardavo i numerini sul grafico, era attiva, per cui insomma sono veramente al settimo cielo, effettivamente ero ubriaco. Quando sono uscito da quel laboratorio ero ubriaco, perché poi mi ha fatto vedere anche altre cose di cui oggi non parlo, ma insomma veramente quel laboratorio era eccezionale. E quando andai a luglio 2010, il laboratorio però, oltre tutta questa bellezza di questa cella eccetera, era praticamente vuoto, nel senso che il professor Piantelli aveva fatto questa scoperta, aveva sviluppato questa cella già da alcuni anni, e nessuno aveva finanziato questa ricerca per portare avanti la cosa a livello poi ingegnerizzare la cella, portarla avanti eccetera. Anzi, diciamo, è stato relativamente in parte boicottato con diversi traslochi fattigli fare obbligatoriamente dall'università. Nel giro di 3 anni ha fatto 3 traslochi, e per uno che lavora lì può immaginare che cosa vuol dire. E nessuno l'aveva finanziato, nessuno gli aveva dato ascolto, era praticamente sconosciuto, e però lui aveva questa cosa in mano. Per fortuna, proprio nel 2010, quando l'ho visitato io, però è riuscito ad avere dei finanziamenti da privati, e da lì è iniziata proprio una storia di sviluppo di questa cella, tutt'oggi in pieno svolgimento,
E adesso il laboratorio è quasi irriconoscibile da come l'avevo visto io, perché ci sono attrezzature quasi da milioni di euro, insomma centinaia di mila euro, e tutto sta andando avanti. Queste foto qui si riferiscono a quando, sempre al 2010, adesso non ho foto nuove da potervi far vedere. E praticamente, adesso qui si vede male, vi faccio vedere. Allora, ad esempio, questo qui che vedete è una camera bianca con questo enorme reattore, sono tre camere, un reattore a tre camere, dove viene preparato il nickel prima di essere messo nella cella. Questa è la prima fase di ingegnerizzazione del, chiamiamolo, combustibile, che va, una volta che il combustibile è preparato in questa camera gigantesca, e solo questa camera costa quasi 2 milioni di euro. Voi pensate che l'Università di Siena, in parte ad altri privati, ha finanziato la costruzione di questa cosa nel 2003-2005. Dal 2005 hanno speso tutti questi soldi ed è rimasta lì inutilizzata per 8 anni. Vergognoso. Per fortuna adesso l'hanno rimessa in funzione, hanno risistemato dei componenti, eccetera. Adesso questo gioiellino della tecnologia veramente adesso inizia finalmente a funzionare dopo 8 anni di fermo, grazie a finanziamenti esclusivamente privati. E quando sarà definitivamente pronta, il combustibile che passa da qua dentro sarà pronto, sarà funzionante, sarà garantito che, messo in una cella, ovviamente fatto in un certo modo, darà i risultati sperati, ovvero energia in eccesso, parecchia energia in eccesso. Questa è la foto della cellina e quella parte centrale qui, non so se c'è un laser, no, ok. E comunque è la parte centrale, questa cosa che vedete sulla sinistra è tutto un blocco di piombo per evitare contaminazioni esterne, ci sono dei rivelatori di neutroni, eccetera. Tutto un sistema di raffreddamento, insomma è tutta una cella molto piccolina, questa diciamo era qualche decina di watt, ed è proprio una delle due di quelle che funzionava, che ha funzionato per quasi un anno in maniera continuativa. Ecco, questa è un'altra foto dove si vede meglio. E insomma, una cosa veramente strabiliante, di cui non si sapeva assolutamente nulla. Ecco, adesso passiamo ad un altro argomento. Comunque volevo dire, poi qui ci sarebbe da parlare per ore di questo progetto qui. Poi se volete, appunto, possiamo magari poi dopo delle domande, non lo so, però giusto due cose volevo dire. Tutto il clamore Rossi, eccetera, eccetera, il background scientifico viene tutto da Piantelli e Focardi, collaboravano insieme, Focardi dell'Università di Bologna, Piantelli dell'Università di Siena, hanno sviluppato loro due tutta quella che è la teoria che adesso Rossi sta utilizzando, in maniera anche relativamente sbagliata, a mio parere personale, e più che sbagliata è una piccola parte della conoscenza totale che invece Piantelli in questo momento ha. Per cui la differenza è che Piantelli sta lavorando, tra virgolette, in gran segreto, cioè in totale silenzio, sta facendo un lavoro di industrializzazione, chiamiamola classica e scientifica. Rossi invece sta facendo la parte divulgativa e, vabbè, insomma, un po' più clamorosa, se vogliamo. Però poi, insomma, vi do questo input. Attenzione più a Piantelli e a chi sta zitto, a chi chiacchiera tanto. E un'altra delle tecnologie che sono girate appunto nel forum, un'altra tecnologia molto importante, è quello sui biocombustibili dalle microalghe. Si parla molto di biocombustibili, una volta se ne parlava solo in maniera positiva, adesso se ne parla in maniera anche negativa perché tolgono il cibo alla popolazione, eccetera. Sì, è vero, si è fatto dal mais, dal grano, infatti, però non c'è solo quello, anzi, il nostro pianeta è per 3/4 coperto dagli oceani, dall'acqua, e le microalghe, quindi alghe, sono ovunque, ma soprattutto hanno delle potenzialità che qualsiasi altra pianta terrestre se le scorda. Infatti le microalghe hanno la capacità di sintetizzare anidride carbonica 5, 6, fino a 10 volte maggiore di qualsiasi pianta terrestre. Ad esempio, classicamente i biocombustibili sono fatti da olio di palma, che riesce a fornire fino a 6 tonnellate per ettaro. Le microalghe partono almeno da 20 tonnellate per ettaro e arrivare fino anche a 80 con una selezione molto accurata delle microalghe. Praticamente quasi tutto olio quello che si riesce a produrre dalle microalghe. E questo cosa garantisce? Garantisce che si possa ottenere una sostituzione completa del petrolio con un biopetrolio. Questo cosa vuol dire? Da queste microalghe si può proprio estrarre olio, è un olio vegetale che si può utilizzare come se fosse petrolio, nel senso, oltre a bruciarlo, che preferisco le auto elettriche, però nel frattempo,
Oltre a bruciarlo nelle auto, possiamo crearci bioplastiche, possiamo crearci prodotti medici, prodotti che sono più compatibili con il nostro organismo. Quindi tutto quello che oggi è costruito con la plastica si può fare con la bioplastica, ottenuto in questo modo. E io ho avuto, appunto, scovando sempre i ricercatori, eccetera, eccetera, ho avuto il piacere di conoscere il professor Mario Tredici dell'Università di Firenze. Loro stanno studiando, tra i tanti che stanno studiando questa possibilità qui in Italia, hanno proprio un laboratorio e hanno fatto diverse prove con appunto dei sistemi per riprodurre le microalghe a un livello elevato, ma soprattutto quello che hanno fatto è stata la selezione delle microalghe, perché ci vogliono appunto delle microalghe alto oleiche, insomma con alta percentuale di olio, e si riesce addirittura ad avere alghe con l'80% dell'olio in peso. E quindi vabbè, questo qui l'ho detta. E però ne vale la pena, perché ok, magari ci riusciamo anche, e se volendo si può fare. Ne vale la pena a livello anche di inquinamento, perché comunque se lo utilizziamo per sostituire il petrolio e utilizzarlo nelle macchine a combustibili che abbiamo a combustione, scusate, le emissioni sono comunque tossiche, nocive come quello del petrolio. Allora, delle emissioni, siccome si brucia, qualcosa c'è, perché la combustione non è mai perfetta, quindi avremo comunque delle sostanze negative che sono tossiche per il nostro organismo. Però, come vedete nella tabella, si abbattono di molto. Adesso io qui è una tabella riassuntiva, molto riassuntiva. Diciamo che divide i biocombustibili, sono tutta una pletora, insomma, di combustibili ottenibili dal biopetrolio. Quindi diciamo il biodiesel va a sostituire il diesel, il bioetanolo va a sostituire la benzina e l'olio di colza sarebbe biodiesel non raffinato, ovvero olio tal quale. Proprio l'olio, come se andate a comprare l'olio di semi e ce lo mettete nella macchina, funziona, fateci la prova, dipende dal tipo di auto. Se vi interessa, ho scritto un libro anche su quello. Comunque le emissioni, come vedete, eliminiamo tutti quelli che sono i metalli pesanti. Eliminiamo quello che è l'effetto serra, perché la CO2 viene emessa durante la combustione, però è assorbita dalla pianta durante la sua crescita, quindi il ciclo è circa nullo. E quindi aromatici non ne sono presenti, poi vabbè, zolfo, tracce, come vedete comunque vengono abbattuti circa un po' tutti gli inquinanti della metà all'incirca. Volevo far notare in particolare una cosa a cui tengo molto: il particolare che viene comunque abbattuto è stato dimostrato da degli studi recenti che comunque anche quello che viene emesso è meno cancerogeno di quello emesso da un diesel che utilizza petrolio. Quindi anche se comunque viene ingerito, inalato nel nostro organismo, è molto meno tossico di quello sicuramente cancerogeno che viene fuori dal petrolio classico. Questo ci sono proprio degli studi recenti e quindi mi fa molto piacere. E come vedete, nell'olio di colza alcuni inquinanti invece sono maggiori, perché se usato nella maniera, insomma, l'olio di colza è più grezzo ovviamente, l'olio utilizzato tal quale, e può bruciare peggio. Questa foto sono gli esempi di... sono i, come si chiamano, reattori, chiamiamoli reattori, dove vengono sviluppate le microalghe. Quindi sono questo qui è proprio basilare, un cestone di plastica messo al sole. Ovviamente le alghe hanno bisogno di tanto sole, tanta luce e caldo e ossigeno, un po' di azoto. Questo è una versione, diciamo, un po' più ingegnerizzata dello stesso concetto, quindi reattori dove vengono sviluppate le alghe, quindi a temperatura controllata, selezione di alghe controllata. Questo qui, diciamo, è un sistema in vitro, chiamiamolo così, che ha pro e contro. Il contro è il costo, è molto elevato. I pro sono che le alghe rimangono selezionate, non hanno altri avversari, diciamo, di alghe che possono contaminare, quindi abbassare la quantità di olio che si può estrarre. Però appunto è molto controllato, ma molto costoso. Ci sono degli altri sistemi a cielo aperto, sempre abbastanza controllati, tipo queste vasche, dove sono molto meno costosi, perché si riescono a produrre quantità ovviamente maggiori senza grosse spese di questi tubi, eccetera, eccetera. Però il problema è che in percentuale si produce meno olio. Diciamo che attualmente ancora non c'è un vero sviluppo ancora ingegnerizzato di questo sistema, perché non hanno ancora trovato l'equilibrio fra costi e produzione di alghe. Questo che vedete adesso, l'ultimo, questo qui è una specie di muro, qui purtroppo si vede male, e questo è proprio quello sviluppato da Mario Tredici all'Università di Firenze, era a Livorno,
in una spiaggia di Livorno, ed è proprio un muro, praticamente come se fosse una parete completamente verde esposta al sole, dove le microalghe si... una parete stretta, quindi per avere la maggior quantità di luce raccolta, e una parete isolante dove crescono microalghe e quindi esce olio, è un muro che produce energia, che produce petrolio. Sì, perfetto. E, altro argomento, oggi vi ubriaco un pochino, non vado nei particolari, ma il tempo è poco. Un'altra cosa che è, appunto, tornando un po' alla free energy, l'obiettivo di ottenere e estrarre energia di punto zero, e sul forum, due o tre anni fa ormai, due ragazzi romani iniziano a postare un loro progetto, sempre per un po' tipo MEG, ma non c'entrava molto col MEG, un sistema magnetico principalmente, che voleva appunto sempre estrarre energia dal vuoto. Due ragazzi con molta passione, molta voglia di fare, inventivi romani veraci, e coinvolgono un po' tutto il forum, si creano delle discussioni veramente interessantissime dove ognuno cerca di portare il suo contributo, e quello che viene fuori è un motore, non over unity, non free energy, ma un nuovo motore elettrico che ha delle peculiarità molto molto interessanti per il mercato commerciale. E un'alta efficienza, un'alta performance con bassi consumi. E questo motore è stato brevettato insieme, poi appunto hanno collaborato con l'Università di Tor Vergata e l'hanno brevettato insieme all'università. Quindi adesso è in fase anche di ingegnerizzazione più spinta per creare dei motori per scooter elettrici, degli Abbas. Vi faccio vedere delle foto. Questo, vabbè, è un po' il prototipo in 3D. Questa è la costruzione reale del motore, la prima fase. Questa è la, appunto, come vedete, praticamente andrebbe nella ruota dello scooter, un hub rotondo direttamente da inserire nella ruota dello scooter della macchina. E questo già il passettino più avanti, chiuso e praticamente quasi pronto a essere montato. E personalmente sono fiero di aver dato l'opportunità, il forum è un'opportunità, noi diamo delle opportunità e quando si concretizzano, e ce ne sono state tante, in sistemi che poi hanno un valore commerciale, possono migliorare il nostro futuro. Noi siamo qua per questo, per cercare di migliorare il nostro futuro. Quindi quelli che ho portato oggi appunto sono degli esempi, è una goccia nel mare di tecnologie e di innovazioni che si trovano nel forum. E appunto quello che volevo cercare anche di passare, come appunto diceva lui, è l'importanza della condivisione, dell'unione, della distribuzione di questa ricerca, di non fermarsi all'università. Comunque sono ovviamente straimportanti e tutto, però se la cosa molto spesso non parte dal basso, da gente che magari con quelle cose non c'ha a che fare, quindi non ne conosce magari i limiti, parte con un piede diverso da quello da cui può partire magari una persona che ha lavorato per anni a quelle cose, può avere delle intuizioni che poi devono essere sviluppate in maniera seria, industriale, universitaria, eccetera. Però molto spesso l'intuizione nasce in un'altra parte. E col forum appunto noi vogliamo cercare di dare spazio e supporto a questa parte iniziale, all'intuizione, all'idea, al nuovo. Giusto appunto per dare due numeri, attualmente ha più di 80.000 utenti attivi il forum, sono circa 12.000 visite uniche e 400.000 mensili, abbiamo 112 sezioni, praticamente noi tocchiamo tutto quello che è il mondo dell'ambiente e delle energie. E insomma, sono numeri che ci fanno piacere, ci fa piacere veramente quando poi questi numeri si trasmutano in cose nuove che si possono toccare con mano. E niente, un grazie a tutti, e insomma, grazie a tutti.